Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sono già, come vedete, operativa in macchina. Sto per andare verso Ostia perché vado a fare una cosettina alle ciglia. Allora, non sarà la classica cosa che facevo sempre, che erano le extension, ma vado a fare una cosa chiamata, se non mi sbaglio, lifting, una roba simile. Comunque per incurvare. Allora, io non ho le ciglia particolarmente dritte, ma le ho corte. Quindi abbiamo deciso insieme appunto alla ragazza che mi faceva anche le ciglia di provare questa cosa in sostituzione a quella, anche se non si pigliano neanche al buio, però ci proviamo e nel caso venga una cosa carina poi le andiamo anche a colorare con penso l'henné nero, una roba simile, e quindi andiamo a vedere che effetto viene fuori. Poi dopo mi sa che faccio un diretto al centro commerciale a vedere se c'è qualcosina di nuovo, vediamo, non lo so. Comunque in ogni caso io, come vedete, sono sempre struccata perché vabbè, per fare questa cosa per forza. E prima che me lo chiediate, perché sotto ogni video sempre le stesse domande, ho questa parlata strana e parlo in questo modo strano con la bocca perché ho l'Invisalign ancora. Questa è l'ultima mascherina, eccola qui. Visto che ogni tanto leggo i commentini e qualcuno di voi sotto risponde all'Invisalign, all'Invisalign, così chiariamo, anche se dovrò ripeterlo altre 10.000 volte. E appunto adesso vado, ci rivediamo dopo con l'effetto finale. Non vi porto in casa così perché non ho spazio nella borsa, cioè ve lo dico. Ok, sono arrivata Aurora. Appunto sono arrivata un pochino prima, adesso ho chiesto alla ragazza se posso entrare lo stesso, altrimenti ultimamente mi sto portando sempre dietro il Kindle e adesso ho iniziato a leggere da circa 2 settimane e ho quasi finito il primo libro, il primo appunto di Game of Thrones, perché in realtà, per chi non lo sapesse, la serie TV è ripresa dai libri. La metro che passa dietro, fantastica. Devo dire che la serie, almeno per quello che ho letto finora, è abbastanza fedele. Io contate che sono arrivata alla seconda stagione, l'ho quasi finita in realtà, più che altro me la sto riguardando perché io l'avevo già finita. Il primo libro non riesco a coprire neanche tutta la prima stagione, quindi è un po' lunghetta come cosa, però ci sono tipo 5 libri, quindi ci sta. Non so come si evolveranno le cose onestamente, però se avete letto il libro fatemi sapere, perché io mi sto trovando molto bene sia nel metodo della scrittura proprio dello scrittore, perché a volte ci sono dei libri bellissimi con delle trame fantastiche, però il modo di scrivere dello scrittore non mi coinvolge, non mi piace e quindi non li leggo più. Tipo come era scritto Fallen, mi è piaciuto da impazzire, raga, da impazzire. E questo anche devo dire che è molto molto carino. E adesso continuo a leggerlo. Comunque, prima che mi scordo, vi faccio un prima e dopo. Perdonate che non ho fatto le sopracciglia. Comunque, prima e dopo delle mie ciglia. Queste sono le mie ciglia. Cioè, lo so, la vita è stata crudele con me. Quindi vediamo se riusciamo a renderle così, non lo so, un po' meglio. Allora, sono appena uscita. A parte che, guardate che occhi perché mi sono fatta una dormita. Comunque, adesso vi faccio vedere il risultato, ma penso si noti anche così che sono molto più tirate. Scusate questo primo piano da paura. Poi non mi ha pulito del tutto dal colore perché ha detto che così continua a colorarsi e stasera lo sciacquo. Ma io sono molto soddisfatta. Cioè, immaginate queste con sopra il mascara. Adesso per voi potranno sembrare niente, ma per me sono wow. Quindi adesso torno a casa. Vi avevo detto che sarei passata al centro commerciale, ma in realtà mi sa che ci vado oggi pomeriggio perché sto organizzando con le mie amichette, così invece di andare da sola vado con loro a fare un giro. Torno a casa visto che sono le 12 e un quarto, così faccio il pranzo ai miei perché mia sorella è negata con la cucina. Allora, mi sono arrivati questi pacchetti a casa. 4 paio di scarpe di Quanticlo, tutti numero 40. Adesso ve le faccio vedere su Instagram. E mi ero scordata di dirvi prima che i contatti della ragazza delle ciglia, che è bravissima, fa ciglia sopracciglia, wow, ve le lascio qui sotto. Allora, sono un attimo qui in bagno perché mi ha spiegato che devo togliere qua l'effetto appiccicaticcio, perché non so se avete mai visto quando fanno questa cosa del lifting, mettono quella sorta di mega tampone, non so come spiegarlo, qui, e poi ci appiccicano sopra le ciglia. Quindi adesso con lo struccante bifasico, senza toccare le ciglia, vado solo qui a pulire perché sennò mi si attacca l'occhio. Sapete adesso cosa devo farvi vedere? I miei 2 nuovi mobiletti che ho comprato da Ikea settimana scorsa. Praticamente ho messo a posto tutto il bagno, non so chi di voi si ricorda, qua sopra avevo tutta roba e un sacco di prodotti che non usavamo, quindi quelli che logicamente erano chiusi o non scaduti li ho regalati, mentre quelli appunto scaduti, brutti, puzzolenti, eccetera, buttati. E adesso il bagno è fantastico, però mi sono resa conto che tutti i prodotti
prodotti che avevo nella cassettiera dei trucchi che erano per la skincare non riuscivo a utilizzarli perché non me li trovavo mai qui, dovevo andarli a cercare, mi scordavo eccetera. Quindi ho detto adesso compro un bel bombiletto per il bagno perché qui c'è questo angolino vuoto e ci metto tutti i prodotti. È stata un po' un'impresa trovare una cosa piccola, ad angolo, carina, che comunque c'entrasse un po' di roba, ma alla fine l'ho trovata. Sono sicura mi chiederete come si chiamano i due mobili, perché uno l'ho messo qua, uno in camera per i Funko Pop. Allora, questo qui del bagno sarebbe questo mobiletto qui. E vi faccio vedere come ho messo là sopra i miei profumi, qua le cose per i capelli, il deodorante, qui le cose sempre skincare, qui sotto le cose per il corpo, qui c'è un pannolino di Gwenda, non ci fate caso, qui sotto alcune ricariche di cerottini e qui sotto le maschere a patch. Quindi sono super 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 soddisfatta di questo appunto mobilettino. Qua ci sono le mie classiche cose, lì sopra ho tutto pulito, vabbè a parte due o tre cose, anche qui è stato rimesso a posto. Insomma, sono proprio fiera del mio bagno adesso, anche perché era invivibile. L'altro mobiletto che invece ho messo in camera, eccolo qui, e si trova qua dietro, praticamente ho questa colonna dietro la porta e lì sopra ci ho messo alcune delle mie palline con la neve e poi qui ci ho messo alcuni dei miei Funko preferiti, va fino a giù, ci sta proprio bene qui. E la cosa fighissima è che si possono cambiare, perché questo coso si alza, vedete, e si posiziona con i perni. Quindi poi posso metterci volendo altre cose, insomma non è fisso. In realtà sarebbe un portalibri, porta CD presuppongo, ma a me va super bene così. Detto ciò e fatto vedere ciò, sono 1:10, io appena sono arrivata ho messo la pasta, quindi sarà presumibilmente cotta. E vi faccio vedere come faccio la pasta al tonno in bianco, perché ho sentito tanti pareri contrastanti. Io la faccio così: fondo di olio con l'aglio, metto a scaldare a fuoco basso e poi ci verso una scatoletta di tonno a persona, quindi in questo caso due perché mangiano mio padre e mia sorella, ben scolati mi raccomando, e poi ci metto un po' di peperoncinus. Adesso mi scolo la pasta perché mi sa proprio che è fatta. Ed eccola qui, pasta al tonno in bianco finito. Tra l'altro vabbè, il sale non lo aggiungo proprio perché già stava nella pasta. Sto liberando la lavastoviglie dai piatti puliti, così ci metto questi sporchi. Dopodiché mi preparo il pranzo a me, perché io mangio sempre separata da loro. O meglio, la pasta io non la mangio praticamente quasi più, giusto in rarissime occasioni, ma 2-3 massimo volte all'anno. Quindi devo vedere cosa fare per me. Non ho la più pallida idea in realtà. Penso se c'è l'insalata mi farò l'insalata con i fagioli, pomodorini, adesso vedo. Ok, Alessandro Borghese a parte, devo vedere il 9° episodio della seconda stagione, quindi adesso lo faccio partire. Io lo trovo su box set di Sky, ma online le trovate tutte ormai, stagioni in italiano. Qui c'è la mia baby e qui ho la mia super insalata iceberg, semivari, ci ho messo anche la cipollina, quella fritta di Ikea, mia colpa, fagioli, pomodori, avocado e buon appetit. Allora, sono qui in camera, sto aspettando di uscire, mi devo mettere i pantaloni e poi andiamo. Vado a fare un po' di shopping, ma tutte le volte che inizio così non compro mai nulla, quindi nel caso dovessi comprare qualcosa poi vi farò vedere. Passerò un po' di tempo con le mie amichette, più che altro con tutti i vari impegni di una e dell'altra non ci riusciamo mai a vedere, quindi queste occasioni sono tipo la manna dal cielo. Volevo farvi una domanda, perché sono molto 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 combattuta. Praticamente uno degli argomenti principali del mio canale sono gli iPhone, ma tipo da sempre. E anzi, un video che nonostante gli anni, nonostante tutti i video che io abbia fatto e che ci sono ancora su What's on My iPhone, appunto è uno di quelli che mi continuate a richiedere sempre. Quindi ho un quesito, anche se ho paura a porvelo perché sono già sicura della risposta. Oggi hanno aperto la prevendita per l'acquisto del nuovo iPhone. Io, come sapete, dal 4 in poi li ho provati tutti, gli S compresi. Invece l'altro anno non ho voluto comprarlo, l'iPhone 8 e neanche il 10, perché non mi ispiravano, non so dirvi, descrivervi la sensazione. Mi sembrava un po' uno spreco onestamente, e lo dico io che appunto, ripeto, li ho provati tutti, quindi sembra un po' una barzelletta. Comunque appunto, non lo so, mi andava così. Infatti io ho il 7 Plus da 2 anni e qualcosa probabilmente. Mi ci sono trovata benissimo, devo essere onesta, tra
tutti quelli che ho provato, questo è sicuramente il migliore. Poi appunto l'8 l'ho provato da una mia amica, non cambia granché, a parte appunto la fotocamera o qualcosina. Il 10 ha questo schermo particolare che sono tentata di provare, ma mi sono detta aspettala, perché di solito a settembre escono sempre nuovi iPhone. E infatti appunto oggi hanno aperto la prevendita. Vi dico solo che stamattina l'applicazione, il sito di Apple era intasato, non si riusciva a entrare, ed eccolo qua, l'iPhone XS. In realtà io vorrei prendere quello con lo schermo Max, che parte da 1300 euro, raga. Visto che io questo fine anno e l'anno prossimo avrò un sacco di spese, poi sto mettendo da parte i soldi per l'intervento al seno, cioè insomma non sono spiccetti, non so se fare questa follia e ho paura a chiedere a voi, perché so che mi direte sì, perché tanto i soldi non sono vostri, li spendo io. Allora, per ora non lo preordino, perché comunque è tempo che prendo una decisione, nel caso, insomma, faccio sempre in tempo a prenderlo, anche a gennaio o quel che sia. Mi sono decisa adesso a cambiarlo perché il mio telefono, col fatto che lo uso tantissimo sia per lavoro sia per i cavoli miei, eccetera, 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 sta dando un po' i numeri. Sono 2-3 mesi che si spegne. Mi è successo anche stamattina con il navigatore acceso, io non sapevo più dove andare, un casino, ho dovuto fare come il medioevo e chiedere alla gente. Quando cominciano a fare così i telefoni è un po' campanello d'allarme. Soprattutto io penso sempre, metti caso che c'è un'emergenza, mi si spegne il telefono, non so che fare, cioè è un casino. E non è essere dipendenti dal telefono, ma è proprio una questione di praticità. Questo qui io l'ho preso da 256 giga. Nel caso dovessi riprendere anche quello nuovo da 256, hanno alzato tantissimi i prezzi, raga. L'avranno alzati di 200-300 euro, che nell'insieme fanno numero. Non lo so, capite? Non lo so. Devo valutare l'investimento. Per ora vado a investire sui vestiti, sempre se troverò qualcosina di interessante, perché ormai insomma le cose base le ho tutte, giusto se trovo qualcosa di eccitante lo compro. Vado, che comunque è già tardissimo, visto che sono quasi le 5, io appuntamento alle 5. Vado. Prima che vado però ci tenevo a farvi vedere alcuni nuovi arrivati da Emp, che tra l'altro mi hanno dato anche un codice sconto per voi, ve lo lascio qui scritto in sovraimpressione e nell'info box insieme al sito. Visto che molti mi chiedono, Ila, dove prendi i pop, dove prendi i pop? Ecco, io la maggior parte delle volte vado su Emp, mi sono anche iscritta al Backstage Club, dove non paghi la spedizione. Insomma è un sito super 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 valido, ogni tanto ci collaboro e stavolta ho scelto questi 4 pop. Praticamente hanno aggiunto la opzione pop misterioso, quindi voi lo mettete e non ho capito se c'è un criterio, seguono i vostri ordini, comunque vi mandano un pop a caso. L'altra volta mi era andata benissimo perché mi avevano inviato un pop di Belle della Disney che io non avevo, quindi yeah, super happy, dico la prossima volta lo prendo. Però questa volta è andata male perché mi hanno inviato questo pop di Orco, che io onestamente non conosco, penso sia di un gioco che si chiama Masters of the Universe ed è questo qui, quindi molto probabilmente lo regalerò a qualcuno perché non so cosa farmene, visto che tutti i pop che ho sono di mia conoscenza, personaggi che apprezzo e stimo e che mi piacciono, quindi avere qualcosa che non conosco mi dà abbastanza sui nervi, non so voi collezionisti di Funko. Poi ho preso questa che è la nuova versione di Wonder Woman Hot Topic and Pre-List ed è super super top. Vi giuro mi piace un casino da quando l'ho vista. Aggiunta alla mia collezione, io di Wonder Woman ce l'ho tutte, sia quelle del film sia quelle dei fumetti. Poi ho preso due Funko di Harry Potter. Uno è questo mega recuperone, raga, lo cercavo, alla fine l'ho trovato, che sarebbe il dissennatore. Adesso voi lo vedrete tutto nero, quindi non so che senso abbia farvelo vedere, però è bellissimo, c'ha dei dettagli assurdi, mi piace tanto come personaggio, quindi lo volevo avere. E poi ho questo della nuova Wave di Harry Potter. Ho preso Ron perché di Harry Potter è uno di quei personaggi di cui ho pochi pop, idem Hermione, però mi piaceva più Ron in questa veste, ed è appunto la lezione di erbologia con la mandragora, guardate, con i loro orecchi, sono troppo cute, vedete. Di questa Wave ci sono tutti e tre loro. E invece vi faccio vedere una cosa che mi è stata inviata da Octoly, che è di questa marchio che sto amando, raga, c'hanno queste creme e soprattutto solari che sono stra ottimi. Io ci sono stata una settimana appunto a Minorca con la 30, tra l'altro non la 50 perché si erano sbagliati a inviarmela. Infatti mi sono trovata così bene che ho preso addirittura il boccione grande, perché l'altro era una mini size, con la 50, perché io insomma mi vedete, non voglio prendere neanche mezzo raggio di sole. La cosa più sbalorditiva di questi solari, a parte che sono fantastici, tengono all'acqua e tutto, ma hanno un odore, ragazzi, hanno un odore che non lo so, li dovete provare. E questi qua, il bello è che li trovate da Sephora e hanno un prezzo super abbordabile, quindi se date un occhio ai solari, questi top. Niente, ho
oggi vloggo solo in macchina, ma almeno è diversa la mia camera. Sono venuta al centro commerciale, volevo riprendervi nel camerino, ma c'era un sacco di gente e dovevo stare attenta che non mi si vedesse dallo spazietto, che è una cosa che odio. Comunque, l'unico posto dove ho comprato è Pull&Bear. Ho trovato un sacco di cosette carine, credo anche della nuova collezione. A casa vi faccio vedere tutto. E poi per merendare ho preso un pezzettino di pizza da Alice. Questa è quella che rimane, l'altra l'ho mangiata. E adesso me ne vado a casa perché è tardissimo. Fortunatamente c'è ancora l'ultimo sprazzo di sole. Tra l'altro, senza farlo apposta, ho appena incontrato anche la macchina di mia madre, che è venuta qua con mia sorella, a quanto ho capito. Comunque mi sono ritirata la macchina e io ho fatto, oh, oh mio Dio, gli volevo lasciare un bigliettino scritto, sapete, incastrarglielo nel tergicristalli. Però non ho il pezzetto di carta, mannaggia, sennò si prendeva uno spavento di quelli, raga, pazzeschi. Tornata a casa col mio assistente che mi è venuto a salutare il video. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Come sempre il nero regna. La prima cosa, questa maglietta dei Looney Tunes. Non so se anche voi li vedevate da piccole. E sono innamorata. Questa qui in realtà era l'unica a sfondo nero, se no c'era anche quella a sfondo bianco con tutti gli altri personaggi, ma mi piaceva più così. E ho preso una bella L, così è bella largosa. Questa qui veniva $12,99. Mi hanno staccato il cartellino, quindi se anche io volessi cambiarla non potrei. Poi ho preso questa tutina. Adesso non ho la più pallida idea di come farvela vedere. Comunque una di quelle tutine abbastanza tutti i giorni, con le bretelline qua sopra, questi due volant, i bottoncini, vita alta, e poi ai pantaloni come piacciono a me, tipo quelli a palazzo, fatti a culotto insomma, ed è tutto nero con questa trama un po' così. E questo qui l'ho pagato a $19,99, e questo l'ho trovato mentre uscivo, ho detto non lo devo prendere, ed è un maglioncino a crop tutto fatto tipo di pellicette. Sì, io sto anticipando un po' i tempi, ma non vedo l'ora che arrivi questa stagione. E l'ho pagato $17,99. C'era anche di altri colori, logicamente l'ho preso nero. E poi basta, perché non volevo spendere troppo. Poi era pieno di gente. Mi ero scordata che non bisogna andare al centro commerciale di sabato e di venerdì pomeriggio. E invece, that's it. Però almeno mi sono fatto una passeggiata, qualche chiacchiera e così. Adesso devo sciacquarmi la faccia con anche le ciglia, così sciacquo via il prodottino. Però prima mi stendo un attimino qui all'aria condizionata. Vi racconto quello che mi è successo ieri. Praticamente ieri sera ho chiuso la zanzariera, che è quella lì, e io me lo sentivo che prima o poi mi succedeva una cosa del genere, perché fuori qua al balconcino mio è pieno di gechi, sia grandi sia piccoli. Però da una parte preferisco quelli grandi che quelli piccoli. Chiudo, sento il click dell'aggancio, mi sento una cosa cadere sul braccio. Io subito che me lo scanso così. Ma ho sentito tipo, regà, così, puff. C'era un geco piccolo, avorio, bellissimo, tra l'altro mi sembrava Viserion. Comunque, dettagli. Mi sono spaventata, ho tirato un urlo che, regà, penso mi abbiano sentito anche dall'altra parte di Roma. Corsa in bagno a lavarmi il braccio, il geco non c'era più. Poi quando sono tornata in camera avevo già chiuso la zanzariera, quindi è rimasto qua dentro. È da ieri sera che lo cerco, non lo trovo. Settimana scorsa era entrato un altro gechetto, me l'ero trovato tipo davanti alla porta e logicamente era scappato, perché quelli appena sentono una vibrazione nel terreno, nel muro eccetera, scappano. Quindi io stasera ho dormito con un geco, non so dove fosse nascosto, dietro a qualche Funko Pop. Però sta di fatto che me lo sono trovato sul braccio, che è stata un'esperienza mistica. Vi ho anche raccontato il tutto su Instagram e mi siete stati davvero d'aiuto, perché la maggior parte mi ha scritto poi in direct. Ma il problema non è quando vedi il geco, il problema è quando non lo vedi più. Ecco, grazie, grazie. Comunque dai, più o meno ho combattuto questo mio deficit. Mi sto facendo una maschera e ho utilizzato questa qui che avevo trovato nella box di Sephora. Penso ormai la possiate trovare, comunque è fantastica, è una delle mie preferite. Ed è della Skin Food Mustard Honey Face Mask. Ed è questa qui, ha un odore, raga, di roba da mangiare, di dolce, di yogurt, di miele. Mostarda poco, infatti sono un po' triste perché io adoro la mostarda, adoro la senape, però è buonissima come maschera. Poi va lasciata relativamente poco, 10 minuti. Mi sono anche sciacquata il viso, perdonerete se vi faccio vedere queste belle occhiaie, però vedete sono rimaste belle
dritte e belle in piega. Non vedo l'ora di provarle con il mascara, raga. Domani le provo, adesso le lascio ancora un po' così. Ok, mi sono ufficialmente dimenticata di farvi vedere la cena, però è stata molto molto semplice. Mi sono mangiata un sofficino e un tortino di quelli di Ikea, fatti con i broccoli, le patate. Sono troppo 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 buoni perché stanno un sacco di cipolla. Comunque qui sto continuando a vedere Game of Thrones. Sono arrivata alla terza stagione, sto guardando il primo episodio, che è uno dei miei preferiti di tutte e sette le serie. Eccoci qua con il sottone, Mister Sottone. Ecco Giorgia e il mio cane Wendy. Guarda che si gira, non mi piace proprio essere ripresa. Comunque volevo comunicare che da questo video in poi ci sarà sotto la info box la mia lista Amazon. Quindi chiunque magari può andare e farmi un regalino, io lo farò vedere in uno dei prossimi video, in uno dei prossimi vlog. Così senza impegno, solo chi vuole farlo. Ve lo dico così, almeno lo sapete. Comunque con questo finisco il vlog perché tanto continuerò a guardare Game of Thrones e basta. Dai ma poverina, continuerò a guardare questo e basta. Grazie per essere stati con me oggi, spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo, ciao!